contenta. Le donne imprenditrici in Italia sono circa 1.460.000, solo il 30% del totale, lo segnala l'Istat in un rapporto su donne e imprese. Sentiamo Beatrice Bossi. Il plutone del B7 Emma sta Marcegaglia ovviamente non ha bisogno di all'ordine, fare in modo che presentazioni in e questo Chiara anno Ferragni ormai la conoscono il lavoro tutti. sessuale Cosa hanno in diventa comune? Sono imprenditrici, prevalentemente tra le poche ad aver rovesciato lo stereotipo che mette solo uomini ai vertici delle aziende. Sono il 30% in tutto il paese, poco meno di 1,5 milioni su quasi 5 milioni di imprenditori. Una su tre, quindi, secondo gli ultimi dati Istat. Un numero che in quasi 10 anni è cresciuto solo dello 0,9%. La verità è che noi viviamo in un sistema che si basa sulla capacità di produrre denaro e gestire denaro. Se la metà del cielo viene tenuta fuori dai meccanismi di comprensione, di capacità di produrre e di gestire il denaro, capiamo che questo è un bel problema di depotenziamento. Le donne, anche quelle imprenditrici, ricevono poi una paga inferiore a quella maschile fino al 17%, cifra che moltiplicata per tutta la vita lavorativa si traduce in una pensione media più bassa di almeno 500 euro al mese. Stesso ruolo, stesse mansioni, ma assegno diverso. Lo dicono i numeri del sindacato bancario e il motivo è da ricercare tra le pieghe culturali, economiche e sociali del paese. Sappiamo che una donna su cinque si dimette quando diventa madre, prendono il part-time per assenza dei servizi anche alle famiglie. Le pensioni degli uomini sono il 40% più alte rispetto a quelle delle donne e questo è perché le donne, in assenza di servizi, dovendo fornire cura, durante la loro vita lavorano di meno. Cambiamo pagina.